Quel sogno chiamato Serie D è appena iniziato, ma il Cannara di svegliarsi non vuole proprio saperne. I rossoblù battono 1-0 la Rosselli Mutina nell'andata della semifinale playoff nazionale di eccellenza ed ora si preparano alla storica trasferta di domenica prossima al Braglia di Modena con 2 risultati su 3 a disposizione. Neanche il tempo di prendere posto sugli spalti che il Cannara è già in vantaggio. 3 minuti la girata di Di Giuseppe sull'angolo di Raccichini trova il braccio largo di Cozzolino. Rigore che Cordella assegna senza esitazioni. Dagli 11 metri Raccichini non perdona, gol numero 100 in carriera per il mostro e la gara si mette in discesa per il rossoblù. Il 3-5-2 è disegnato da Farsi con Battistelli in porta, Girarchini, Pulci e Ricci in difesa, Baglioni, Menchinella, Bernardini, Fondi e Camilletti in mediana, con Raccichini e Di Giuseppe in avanti non concede varchi e al 20° Raccichini ha l'occasione di firmare il 2-0 dopo la chiusura di Vacondio su Camilletti, ma il suo lob termina sopra la traversa. La Rosselli Mutina senza il puntero greco, schierata da Notari con un 4-3-1-2 con Corradi fra i pali, Vacondio, Ruopolo, Ferrari e Serra nel reparto arretrato, Traditi, Spezzani e Vaccari in mediana, con Razzoli alle spalle di Azzuzzi e Cozzolino, si vede al 43esimo quando Azzuzzi gira così di testa sul traversone di Serra. Cordella fischia il via dei secondi 45, Raccichini si vede subito dalla distanza. Il capitano cannarese ci riprova al 53esimo sull'assist di Menchinella, ma Corradi risponde presente. Sull'altro fronte, occhio a lasciare mezzo metro all'ex Lecce Cozzolino, che al 55esimo costringe Battistelli alla risposta con i piedi. La Rosselli prova a mischiare le carte cambiando entrambi gli under dopo un'ora. Farsi risponde con Mattia per Camilletti sulla corsia mancina. La Rosselli prova a sfruttare i calci piazzati, ma il destro di Traditi non è di quelli tali da impensierire Battistelli. Il Cannara potrebbe trovare il 2-0 con Pulci, ma l'incornata del centrale, ottima la sua prova, non trova lo specchio sull'angolo di Raccichini. Poi Farsi inserisce anche Anselmi per Di Giuseppe, Cascianelli per Baglioni e Lepre per Raccichini. I tifosi del Cannara con il patron Antonio Baldaccini insieme a loro sulla balaustra alzano i decibel e al 91esimo Corradi deve uscire così, proprio su Anselmi, lanciato a rete. Al triplice fischio di Cordella i rossoblù portano così a casa un 1-0 che vale oro. Nell'altra semifinale Torres Coiopelli 1-1 ed ora si va tutti a Modena per continuare a sognare. Sta vinta, gol numero 100 per Raccichini, oggi è un po' la giornata perfetta. Ancora il primo tempo perfetto, perché ci sono altri 90 minuti e sappiamo benissimo che sarà molto dura perché l'avversario è un avversario di qualità, oggi mancava Di Greco e sappiamo che al ritorno ci sarà, quindi ancora la partita in bilico, però io alla vigilia avevo detto che il segreto per provare a passare il turno era di non prendere gol, addirittura siamo stati anche bravi nel segnarlo, quindi andiamo chiaramente con molta fiducia a Modena, ma siamo consapevoli che ancora c'è da pedalare. Le condizioni di Fastellini? Oggi era quasi pronto, domenica spero di averlo se non altro a disposizione e vediamo se sarà impiegato. Quante percentuali ha oggi il Cannara di approdare in finale? Oggi 51%, dai, rispetto al 50% di stamattina il 51%. Partita molto male, abbiamo preso gol su un rigore dopo pochissimo tempo, poi dopo la partita è stata non bella, partita intramezzata, giocata poco, secondo me non bene da tutte e due le squadre, poi c'è stata una reazione nostra nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio, ma comunque non è stata una bella partita, comunque è stata una battaglia che abbiamo perso, adesso speriamo di vincere la guerra domenica in casa nostra. Puoi farla anche girandoti, perché quello di oggi era un gol speciale, gol numero 100 per Alex Raccichini, fai vedere anche la maglia allora. Sì. Senti, è un gol che ha un valore triplo. Perché vi permette di andare a Modena con 2 risultati su 3 a disposizione? Sì, parte il gol che ovviamente vabbè, è una soddisfazione personale, lo dedico alla società, ai compagni, ai tifosi, perché senza di loro sicuramente non sarei potuto arrivare a queste cifre. E poi sì, oggi è andata così, e più carichi che mai per domenica prossima, perché sicuramente lì sarà una battaglia e ci aspetterà una bella partita. Soddisfazione di Antonio Baldaccini in versione capo ultra, perché ti abbiamo visto proprio in mezzo ai tifosi sulla balaustra. Beh, una giornata bellissima, penso un grande risultato, la squadra ha meritato, ha giocato bene e penso i tifosi sono tutti contenti, sono pronti per andare a Modena. Ed ora si va in uno stadio vero, il Braglia appunto di Modena. Penso siamo pronti, la squadra c'è, il mister penso che l'ha caricato, non c'è bisogno del padrone come dice lui, perché alla fine la settimana la prepara il mister, i giocatori stanno rispondendo e meritarsi la D è solo un sogno che dobbiamo continuare a inseguire. Facciamo un parallelo, hai seguito da vicino anche la SIR, Modena ha portato bene a Perugia, chissà che non sia lo stesso anche per il Cannara. Speriamo, perché Modena è stato sempre un diavolo per la SIR, quindi sconfiggerli sul campo del Modena penso sarà una bella soddisfazione.